Una buona serata dagli studi di ETV Marche, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia del giorno. Il primo piano è dedicato all'esame di maturità che oggi ha portato sui banchi di scuola superiore oltre 13.000 studenti marchigiani che hanno iniziato dall'esame di italiano, quindi dalla prima prova. Sentiamo quali sono state le loro impressioni ai microfoni della nostra Giulia Boschi. Com'è andata questa giornata, soprattutto com'è andato questo primo impatto con l'esame? È andata bene, cioè il clima era molto rilassato anche in classe, non ho visto facce troppo impanicate. Bene, più o meno come ce l'aspettavamo, niente di troppo difficile. Molto bene, cioè le tracce erano quasi tutte fattibili. Questa prima prova è andata molto bene, comunque le tracce mi sono piaciute, ho trovato una traccia su credo di aver fatto uno dei miei migliori temi. Cosa avete scelto? Io ho scelto la B1, quindi parlava della guerra fredda, Oppenheimer. Ho scelto la traccia B1 che era la traccia sul disarmo delle bombe nucleari. Trattava del tema del silenzio nei discorsi. Con il tema d'italiano si è aperto l'esame di maturità per i 13.624 studenti marchigiani che chiudono il ciclo di studi superiori negli istituti scolastici della regione. Per la prima prova i maturandi hanno avuto 6 ore a disposizione e 7 tracce tra cui scegliere proposte dal Ministero dell'Istruzione. Pirandello e Ungaretti protagonisti della traccia che riguardava l'analisi del testo, mentre le tracce di analisi e produzione di un test argomentativo si sono incentrate su un testo tratto da Storia d'Europa dello storico Giuseppe Galasso che invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica, l'importanza della carta costituzionale in un brano di Maria Agostina Cabiddu e infine riscoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Matteo. L'equilibrio del terrore invece è l'argomento della traccia geopolitica, mentre per la traccia d'attualità sono stati proposti ai maturandi elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e profili selfie e blog di Maurizio Caminito. Si prosegue ora giovedì con la seconda prova differenziata tra tutti i licei e gli istituti in base ai vari percorsi di formazione. Per gli studenti del classico, ad esempio, sarà greco, per i linguisti con una lingua straniera, mentre per lo scientifico, matematica. Per domani siete preoccupati? Sì, sì. Molto di più. Sicuramente più preoccupato per domani che per oggi. Domani sarà sicuramente più difficile perché saremo più stretti coi tempi, secondo me, con matematica che richiede un po' più tempo. E dopo, a settembre? A settembre si inizierà l'università, sono abbastanza curioso di vedere come sarà, ma felice, dai. Hai già scelto? Sì, ho già scelto, andrò a fare fisica a Camerino. Vorrei fare medicina, devo fare un test adesso a luglio per entrare e vediamo come va. Si pensa alla vacanza di quest'estate, esatto. E poi all'università a settembre. Avete già un'idea? Sì, andrò a fare economia a Milano. E io scienze motorie sportive a Urbino. In bocca al lupo ai maturandi. Cambiamo argomento, apriamo la pagina di cronaca lunga e partiamo dalla protesta di stamattina davanti al carcere di Montacuto, dove la sigla USPP Marche ha detto manca la sicurezza, serve subito più personale. Ci racconta di più Laura Meda. Capita di frequente che in un reparto detentivo i miei colleghi devono essere in tre, sempre in tre, invece attualmente spesso rimane da solo uno per 114 detenuti e la singola unità non garantisce la sicurezza dell'istituto, perché figuriamoci, deve muovere dei detenuti che sono in cameroncini da 5, figuriamoci, uno da solo che apre una cella da 5, poi deve fare i movimenti, deve comunque garantire il diritto al detenuto. Il collega lo fa, però la sicurezza non c'è. A volte non riusciamo neanche a garantire, ad esempio la domenica i detenuti dovrebbero, cioè hanno diritto ad andare a messa, a volte non riusciamo neanche a garantire questo servizio perché non abbiamo personale abbastanza da poterli far andare a messa la domenica.
Sit-in di protesta degli agenti di polizia penitenziaria di Montacuto di Ancona per denunciare le gravi carenze di personale e le inaccettabili condizioni di lavoro all'interno dell'istituto, carenze che, spiegano i responsabili del sindacato di polizia penitenziaria, mettono a rischio la stessa sicurezza degli agenti, ma anche la sicurezza e le condizioni di vita dei detenuti, una situazione a dir poco drammatica. Da qui l'appello immediato alle istituzioni perché risolvano un problema che, anche se presente in tutta Italia, nelle Marche e in particolare nel carcere di Montacuto di Ancona, è ancora più forte e più preoccupante. Avendo una carenza di personale così grande, si va a delineare la problematica della sicurezza. Infatti alcuni posti di servizio non riusciamo proprio a coprirli perché non c'è proprio il personale per poterlo fare. Non si dà nemmeno più il diritto al collega di usufruire, non so, del riposo settimanale oppure delle ferie che sono imminenti. Chiediamo un immediato intervento da parte delle istituzioni, in quanto la carenza di personale sta toccando addirittura il 40%. Quindi di conseguenza ai prossimi corsi di formazione si chiede un ingente investimento sull'istituto anconetano. Queste le richieste. Parliamo invece di un incendio che è divampato nella giornata odierna, intorno alle 13 a Cossignano. Possiamo vedere anche alcune immagini dei vigili del fuoco che sono arrivate, pensate, con 9 automezzi hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno per un'autocisterna, e ci trasferiamo nel nostro sito, che conteneva gasolio ed è stata appunto inghiottita da uno spaventoso rogo, tanto che le fiamme hanno lambito anche una palazzina di 3 piani e hanno danneggiato gli infissi degli appartamenti. Il fumo avrebbe persino invaso alcuni dei locali. Per fortuna però non sarebbero rimaste coinvolte le persone. Sul posto, come si diceva, diverse squadre dei pompieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Dopo il completo spegnimento dell'autocisterna, i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni per il raffreddamento della stessa, prima di travasare il liquido presente all'interno. La palazzina, dopo il sopralluogo, è stata dichiarata inaccessibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e di igiene. Danneggiato in parte anche un casotto di un cantiere edile installato nelle vicinanze del rogo. Cambiamo argomento, parliamo della finanza che ha scoperto una maxi frode in ambito di carburanti. Una frode fiscale da quasi 20 milioni di euro nel commercio di prodotti petroliferi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona, che ha sequestrato ben 32 immobili in diverse regioni d'Italia. Si tratta dell'operazione Grillo, che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, una fitta rete di cosiddette società cartiere ubicate all'estero, pronte all'occorrenza a essere sostituite con altre società. Una rete che avrebbe consentito a un imprenditore quarantenne di origini pugliesi di creare un'articolata frode nel commercio dei carburanti. Ma come funzionava di fatto la frode? In pratica sarebbe stato illecitamente utilizzato lo strumento dell'acquisto intracomunitario, permettendo all'organizzazione di approvvigionarsi di ingenti partite di carburante senza pagare l'IVA sull'acquisto né nessun'altra accisa. L'imponente frode fiscale ha riguardato l'approvvigionamento illecito e la vendita di oltre 133 milioni di litri di carburante e ha prodotto in pochi anni profitti illeciti per l'organizzazione criminale per oltre 15 milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura di Trani, hanno dato esecuzione in diverse province italiane, tra cui quella di Ascoli Piceno, a un articolato provvedimento cautelare. È stato disposto il sequestro preventivo di disponibilità e beni fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro. Ennesima operazione questa che conferma l'impegno costante della finanza nel contrasto alle frodi che creano effetti distorsivi alla libera concorrenza, come ricordato proprio ieri dal comandante regionale. L'impatto che fenomeni di questo tipo hanno sul sistema paese sono spaventosi, immettendo sul mercato un prodotto petrolifero a dei prezzi concorrenziali, quindi danneggiando quegli imprenditori onesti che invece si mettevano in regola con tutte le azioni previste dalla normativa vigente. Queste le parole del comandante della Guardia di Finanza. Noi invece ora vi mostriamo i dati che emergono dal report di Banca Italia, dove le Marche sarebbero in lenta crescita.
Procede in salita ripida la crescita delle Marche, con un'attività economica che nel 2023 si è progressivamente indebolita, registrando un incremento dello 0,6% e restando al di sotto della media nazionale allo 0,9%. È il quadro che emerge dal rapporto annuale della Banca d'Italia presentato nell'auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona. Secondo un nuovo indicatore Regio Coin elaborato dalla Banca d'Italia e dalle informazioni dei primi mesi del 2024, non si delinea un recupero dell'attività economica, ma una stabilità rispetto alla fine dello scorso anno. La flessione nel 2023 ha riguardato l'attività industriale e soprattutto le piccole realtà, mentre per gli investimenti la crescita contenuta deriva dalle aziende più grandi. Ma sul rallentamento, secondo Banca d'Italia, hanno influito anche la debolezza della domanda interna, penalizzata dalla perdita di potere d'acquisto delle famiglie, ed estera, con la perdurante incertezza del contesto geopolitico. Il nostro rapporto evidenzia in particolare come le famiglie debbano fronteggiare problemi non da poco, sia sull'erosione del potere d'acquisto e sia sul mercato del lavoro, dove l'occupazione è cresciuta in termini di numero di occupati, meno che nel resto del paese. E soprattutto evidenziamo come nelle Marche ci siano problemi anche per quanto riguarda il livello delle retribuzioni e dei salari, che in molti casi sono più bassi di quello che si registra nel resto del paese. Al debole andamento dell'attività economica si è accompagnato quello dell'occupazione, la cui dinamica lievemente positiva è stata sensibilmente inferiore a quello nazionale. Parliamo dello 0,3% rispetto al 2,1%. Persistono le difficoltà delle imprese nel reperire manodopera, con un'offerta di lavoro contratta anche per il calo della popolazione in età da lavoro. Per completare un quadro a tinte fosche, prestiti bancari fortemente ridotti nel 2023, sia per i privati che per le imprese. Abbiamo chiuso dicembre con un meno 6,5%, e tra le regioni italiane siamo insomma quelle che probabilmente accusano un calo maggiore dei prestiti alle imprese, che ha riguardato tutte le classi dimensionali di impresa, quindi sia le imprese di maggiori dimensioni che le piccole. Per quanto riguarda le famiglie, per la prima volta insomma nel corso del 2023 abbiamo segnato un tasso di variazione dei prestiti leggermente negativo. Questo è dovuto soprattutto ai mutui per l'acquisto delle abitazioni. Le famiglie insomma hanno domandato meno credito, e che è dovuto soprattutto al rialzo dei tassi di interesse. Andiamo ad Ancona, perché si continua a delineare il futuro della società sportiva. Ieri l'incontro tra il sindaco Daniele Silvetti e i legali di Tiong, il proprietario malese del club, che è stato escluso, lo sapete, dalla Serie C. Lui avrebbe rassicurato di voler far fede ai propri impegni, quindi alle proprie esposizioni, alla parte debitoria, almeno una quota parte, mentre Silvetti tira dritto per la sua strada, ovvero l'iscrizione della società alla Serie D, ma è una corsa ad ostacoli. Da parte dei legali, dai procuratori di Tiong, è emerso che c'è la parte di Mr. Tiong, la volontà e la disponibilità a coprire parte di quelle che sono le esposizioni, nell'ottica comunque di cedere la società. Dal mio punto di vista, i margini perché possa io in qualche modo agevolare qualche operazione da parte di imprenditori locali in questa direzione la vedo molto difficile, molto complessa. Io credo che in realtà la strada di una nuova società, di una nuova immatricolazione, possa rappresentare perfettamente gli interessi del nostro territorio. È il responso del confronto di martedì pomeriggio a Bologna tra l'amministrazione comunale e i legali dello studio Gian Grande di Milano, che rappresentano il proprietario dell'US Ancona, club escluso dalla Serie C per il mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile ai tesserati. Nonostante le rassicurazioni del magnate malese, che sarebbe pronto a sanare circa una metà delle esposizioni per un totale che sfiorerebbe i 2 milioni per poi vendere il 95% delle quote, e visti i precedenti, il comune non sarebbe convinto, tanto da ritenere quale soluzione più plausibile l'iscrizione di una squadra ex novo alla D, grazie all'interessamento di alcuni imprenditori, tra i quali diversi gruppi locali. Ma è una corsa contro il tempo, perché la scadenza è fissata all'8 luglio. Per quella data serviranno almeno 400.000 euro. Ho già incontrato alcune figure che sono dette disponibili, ne incontrerò delle altre prossimamente. Con la massima evidenza poi daremo notizie di quelli che sono gli interlocutori veri, autentici, che sono pronti a investire sull'Ancona Calcio, sul mondo giovanile che comunque rappresenta un patrimonio di questa città, per ridare ovviamente una prospettiva sicuramente più solida. Una missione decisamente difficile, ma a Palazzo del Popolo la speranza è ancora viva per salvaguardare i 119 anni di storia biancorossa, con il sindaco che potrebbe
potrebbe conferire i marchi su delega dei tifosi al nuovo soggetto calcistico, per quanto una matricola da zero comporterebbe punteggi modesti per richiedere l'adesione alla quarta serie nazionale. Si farà il possibile. Intanto è naufragato il progetto del centro sportivo voluto da Tiong. Formalmente andremo a revocare l'aggiudicazione e a incassare la capara, questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista degli investimenti è chiaro che ci vengono a mancare 1.200.000 euro per le opere pubbliche che ancora non erano state allocate, ma in qualche modo che dovremo ritrovare diciamo in maniera molto decisa, perché questa è una città che ha bisogno di forti manutenzioni. Cittadella ancora possibile in futuro? Vedremo poi se ci sarà interesse da parte della nuova proprietà di investire e in qualche modo di continuare quel progetto, che comunque rimane sempre un progetto competitivo. Parliamo di meteo e temperature che sono in netto aumento. Venerdì la giornata più calda. Prestate attenzione. Alla vigilia del solstizio d'estate le Marche registrano la prima ondata di calore della stagione estiva, con punte che nelle ore più calde hanno raggiunto anche i 36 gradi a Iesi o 35 gradi ad Ascoli Piceno e Macerata. Temperature che resteranno alte anche per la giornata di giovedì e saliranno ulteriormente fino a venerdì. Cambio di rotta invece per il weekend e soprattutto per l'inizio della prossima settimana. E per domani avremo una giornata molto simile a oggi, con temperature massime che si attesteranno tra i 32 e i 35 gradi e le minime che saranno un paio di gradi al massimo più alte rispetto a oggi, per cui una giornata molto simile a oggi. Per venerdì le temperature saranno in aumento e raggiungeremo il picco di questa ondata di calore, e questo perché si attiveranno dei venti di Garbino che contribuiranno appunto ancora a riscaldare la temperatura dell'aria. Dopodiché per i giorni seguenti, soprattutto la notte tra venerdì e sabato, entrerà dell'aria più fresca proveniente dall'Atlantico questa volta e porrà fine a questa prima ondata di calore. Ci aspetta un weekend comunque con cielo sereno o è ancora presto? Ci aspetta un weekend con cielo sereno, soprattutto per sabato sarà una bella giornata con temperature più gradevoli e aria asciutta e più fresca. Poi per domenica inizierà con una bella giornata a cielo sereno al più poco nuvoloso e aumenterà la nuvolosità di tipo stratificato medio-alto nel corso del pomeriggio, che è l'anticipo di un peggioramento che dovrà arrivare nelle giornate di lunedì e martedì della settimana prossima. Consigli pratici, ovviamente quelli che diamo ogni anno quando arrivano queste ondate di calore? Certo, sono sempre quelli, diciamo, evitare appunto le ore più calde, le attività fisiche e insomma consigli di buon senso che evitano, diciamo, di esporsi a questo pericolo. La pagina di sport, c'è un atleta marchigiano, marchigianissimo, che continua insomma a conseguire risultati prestigiosi. Stiamo parlando di Tommaso Marini, oro nell'individuale di fioretto maschile agli europei, in questo caso che si sono disputati a Basilea. Implacabile, imbattibile. Dopo l'oro mondiale 2023, l'azzurro Tommaso Marini stravince anche quello europeo, dominando a Basilea il derby di fioretto maschile contro Alessio Forconi. L'assalto del 24enne anconetano ieri sera si è concluso con un 15-4, il modo migliore per presentarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 da campione del mondo ed Europa in carica. Doppietta molto importante, sono super felice, ora... Sì, ho vinto il mondiale è passato, ora ho vinto l'europeo, essere comunque il campione continentale è una cosa molto importante, non c'ero ancora riuscito, oggi sono riuscito e è sicuramente un altro tassello fondamentale da mettere nel mio cammino. Ti dico la verità, io la settimana scorsa abbiamo avuto un ritiro nazionale, ero molto agitato, molto in ansia, un po' già perché magari stavo pensando alle Olimpiadi, ma anche per l'europeo, ci tenevo particolarmente a fare un bel europeo, sicuramente mi hanno dato una grandissima spinta gli amici dell'atletica e anche gli amici del nuoto con Greg, cioè vedere loro vincere sicuramente mi ha fatto pensare devi vincere pure te, perché mi hanno dato tantissima carica, quindi è bello, siamo l'Italia e siamo sempre più forti. Comunque Daniele lo sentiamo parte integrante della squadra, c'è stato vicino anche una volta fuori purtroppo per motivi di salute e quindi quello che facciamo, cioè la nostra guerra, la nostra battaglia è sicuramente anche per lui. Questo primo titolo europeo lo voglio dedicare ai miei genitori, quindi mamma e papà, che mi stanno sempre super vicini, sono i genitori migliori del mondo. E poi a Stefano Cerioni, Maria Elena Proietti e Annalisa Coltorti, che è lo staff che lavora quotidianamente con me, e senza di loro non potrei assolutamente essere qui.
Dai complimenti e dai risultati di Tommaso Marini, i complimenti ad Alessandro Gattafoni, un uomo forte che sfida ancora una volta la fibrosi cistica ed è pronto a partire per la 125 miglia per un respiro. Piazzeremo due boe qui al largo di Civitanova Marche e per 24 ore farò avanti e indietro tentando appunto di superare e stabilire il record. Battere il record del maggior numero di chilometri percorsi a bordo di un kayak in sole 24 ore. Sarà questa la nuova impresa di Alessandro Gattafoni, atleta professionista, prima calciatore, poi boxer, che da qualche anno sfida il mare con traversate e sensibilizza e raccoglie fondi per la Lega Italiana Fibrosi Cistica, malattia che Alessandro ha insieme ad altre 6.000 persone in Italia. Dietro alle imprese c'è tanto lavoro, tanto sacrificio. Sacrifico me stesso, sacrifico gli affetti, la famiglia, ma è una cosa mia, insomma. È come se attraverso lo sport, attraverso anche le imprese sportive importanti, dimostrassi a me stesso e agli altri che nonostante la malattia c'è un senso di normalità. La fibrosi cistica è la malattia genetica rara, grave, più diffusa nel nostro paese, con un'aspettativa di vita che si aggira intorno ai 40 anni e ad oggi non esistono cure. Ma da quando Alessandro ha iniziato le sue imprese nel 2021, qualcosa è cambiato. Nel 2021 era in programma l'uscita di un nuovo farmaco, che a tuttora è in farmacovigilanza, ma ha prodotto dei risultati importantissimi. Purtroppo questo farmaco attualmente non è per tutta la popolazione affetta da fibrosi cistica, copre soltanto il 60%, questo per un puro limite tecnologico, purtroppo per tutti non funziona, e siamo qui a lavorare a far sì che si finanzi la medicina, si finanzi appunto questo nuovo farmaco, che sia al più presto disponibile anche per gli altri pazienti, insomma. E allora, appuntamento a tutti venerdì 21 e sabato 22 per sostenere Alessandro e soprattutto la sua associazione in una Civitanova Marche molto coinvolta nell'iniziativa. Abbiamo coinvolto tutti gli stabilimenti balneari nell'occasione della giornata del 21 dalle 18.30 fino al giorno 22 giugno, sempre alle 18.30. Ci saranno moltissimi eventi sportivi e non, che serviranno appunto a far parlare della malattia, a farla conoscere, far conoscere l'associazione che rappresento, che è la Lega Italiana Fibrosi Cistica. È tutto, un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.